all'interno del festival e delle tante manifestazioni che si stanno tenendo in vari luoghi della città e anche fuori dalla città in queste settimane. Abbiamo una consuetudine di collaborazione con il Bologna Jazz Festival da molto tempo, organizziamo delle masterclass con gli ospiti del festival, organizziamo i concerti, organizziamo delle produzioni, insomma è un lavoro che facciamo insieme da molto tempo e direi molto proficuamente. Questa sera, devo dire, nelle attività fatte negli ultimi anni, questa sera è una serata un po' più speciale delle altre. Uno dice sempre così perché no, vuole così pubblicizzare quello che fa, ma questa volta è un dato oggettivo. Il programma di questa sera è praticamente, per quello che ne sappiamo, perché non abbiamo gli occhi in tutti gli angoli del mondo, però probabilmente è una prima assoluta ed è a livello mondiale. Non sappiamo se l'hanno mai fatto a Giacarta, però pazienza. Di cosa si tratta? Nel 1965 la Verve Records, soprattutto grazie a un grande produttore che si chiamava Creed Taylor, che poco prima aveva pensato un po' fondato la Impulse, la Verve Records produce un album con un chitarrista che si chiama Kenny Burrell, si chiamava Kenny Burrell, chitarrista poco conosciuto, uno di quei musicisti che hanno lavorato molto negli studi di registrazione, hanno registrato tantissimo musica da film, pubblicità, musica per il teatro, ma anche se aveva fatto Burrell dei dischi importanti, per esempio aveva collaborato con John Coltrane poco meno di un decennio prima, non era mai diventato un grande nome del jazz. Su Burrell si è sempre attaccata un'etichetta micidiale, e cioè è uno bravo, troppo bravo, uno molto tecnico, non ha abbastanza profondità, cosa che non era vero perché era un musicista formidabile. Poi il suo astro forse è stato anche oscurato da un astro ancora più luminoso che è emerso quando è emerso anche lui, cioè quello di Wes Montgomery, con cui condivideva delle caratteristiche, ma Burrell era un chitarrista eccezionalmente raffinato. Proprio questa raffinatezza convinse Creed Taylor a registrare un album in cui c'erano due formazioni, un quartetto jazz con Burrell e una ritmica in cui c'erano anche le congas. In realtà Burrell poi nel disco fa anche un brano in solitudine, che è una trascrizione per chitarra del secondo concerto, del secondo preludio per pianoforte di George Gershwin, e un'altra parte dell'album con un'orchestra. E per questa orchestra sceglie Creed Taylor l'arrangiatore più raffinato che esista, cioè Gil Evans. Un altro outsider come Burrell, Evans, che aveva avuto, come dire, una grande esperienza alle spalle, ma si era venuto in primo piano nel jazz tardi, quasi quarantenne, ultra trentenne, quasi quarantenne, quando ha cominciato a collaborare alla fine degli anni 40 con un gruppo di musicisti, tra cui un giovanissimo Miles Davis, un ancora più giovane Jerry Mulligan, in quello che verrà conosciuto come il Miles Davis Nonet, la tuba band, Bert of the Cool per capirci. E poi aveva fatto una carriera, come dire, un po' nell'ombra, perché Evans era veramente un musicista forse troppo originale per il jazz di quegli anni. Era troppo originale perché sfuggiva a tutte le categorizzazioni dell'orchestra jazz tradizionale. Ve ne accorgerete questa sera, perché Evans era andato oltre l'orchestra jazz e la big band in particolare, e aveva cominciato a mescolare nella big band strumenti che venivano anche dalle orchestre classiche: fagotto, oboe, clarinetto basso, corno, tuba intesa non, come dire, strumento di accompagnamento del basso, ma come parte della sezione degli ottoni, e con organici molto squilibrati, in cui per esempio ci sono o molti strumenti a ottoni e poche ance, pochissime ance, oppure molto squilibrate, che sono sul registro acuto e sul registro molto grave con pochissimo in mezzo. Questi strani equilibri hanno permesso a Evans di creare delle combinazioni di suoni del tutto inedite. Dietro di lui si intravede l'ombra di Ravel nel gusto del colore orchestrale, ma in realtà
c'è una sensibilità del tutto personale, assolutamente originale, anche per il modo in cui Evans usa l'armonia. E questa originalità è stata appunto la cifra di Evans, ma in un certo senso anche la sua condanna ad essere un musicista che è sempre stato un po' così, ai margini. In più Evans non è stato un vero compositore, anche se ha scritto dei pezzi, ma è stato un, quello che nel jazz potremmo definire un ricompositore, qualcosa di più di un arrangiatore, uno che prende i pezzi altrui, li smonta completamente e quando li rimonta ne fa una cosa completamente propria. Il repertorio lo presenterà il maestro Michele Corcella. In realtà questa sera sentirete sia i brani dell'orchestra del disco originale, Kenny Barrell e Gil Evans. Ah, volevo dire, dimenticavo che ovviamente con un chitarrista così raffinato come Barrell, l'accoppiata con Gil Evans funzionò. Dimenticavo un dettaglio: il disco fu nominato a un numero spropositato di Grammy l'anno dopo, miglior esecuzione strumentale per il gruppo di Barrell, pensate, migliore foto di copertina addirittura, migliore arrangiamento e non mi ricordo arrangiatore e non mi ricordo più cos'altro, c'erano 3-4 Grammy, non ne vinse neanche uno, ma comunque era il segno che un disco di jazz poteva raggiungere come dire, anche questo tipo di riconoscimento più popolare. Dicevo che quindi questa sera ascolterete un programma che non comprende solo la ricostruzione di queste partiture. Ah, tra l'altro stasera i presenti sono particolarmente fortunati, perché il motivo per cui questo repertorio non viene mai suonato è molto semplice: che le partiture non ci sono, non potete andare da Uttorfeus e comprarle, non sono in vendita, non sono stampate, non sono in circolazione, e invece sono il risultato delle abilità, possiamo dire, diciamo che il maestro Corcella si è intortato la famiglia Evans, no? Cioè, insomma, ha una tale familiarità con la famiglia Evans che è riuscito, poi ce lo racconterà lui stesso, è riuscito a lavorare direttamente sui manoscritti. Quindi, dicevo, il programma del concerto consisterà, ve lo presenterà il maestro, in parte con i brani orchestrali del disco, qualcosa dei brani in quartetto e il preludio gershwiniano in solo, più altri brani del maestro Corcella. La Big Band è quella, la Martini Big Band del nostro conservatorio, più altri aggiunti, ma l'elemento, come dire, chiave è il solista, perché uno degli scopi di questa orchestra e di queste iniziative è anche quella di valorizzare i nostri straordinari insegnanti. Alcuni sono nell'orchestra, fanno, come dire, il lavoro duro dell'orchestrale, che non è in primo piano, altri invece hanno l'occasione di brillare, e questa sera abbiamo il nostro straordinario docente di chitarra jazz, che è Domenico Caliri, e naturalmente il maestro Corcella. Quindi Martini Big Band, Domenico Caliri, diretti da Michele Corcella. Buona serata.
Buonasera a tutti, ho bisogno di intrattenere per un minuto per un problema tecnico del corno che adesso risolviamo subito, quindi semplicemente per dire che adesso nella prima parte di questo concerto non facciamo pausa, ma semplicemente le dividiamo solo così come scaletta e seguiremo la suite di orchestrale di Guitar Force. Posso interrompere? Continuo dopo perché quello che stavo dicendo è interessante, ma direi che iniziamo a fare un po' di musica. Thank you.
Grazie, grazie, questa era Moon and Sand. Domenico Caliri, solista di questo concerto, Archi di Big Band. Dicevo, questa parte suoneremo esattamente l'orchestrazione che Gil Evans ha scritto per Kenny Barrell. Come potete vedere, abbiamo dovuto chiedere i rinforzi al Dipartimento di Classica, che spero che sia una cosa che continueremo a fare, perché un po' il futuro è anche quello di mischiare i linguaggi. Continuiamo con la seconda composizione di Guitar Forms, che si intitola Lotus Land. Thank you.
Grazie, grazie a tutti. Artini Big Band. Il prossimo brano è una canzone molto famosa, la chiamo canzone perché mi sembra che il mio primo maestro di chitarra, quando avevo 10 anni, me l'ha detto uno spartito da leggere. Si chiama Green Leaves ed è uno dei motivi per cui sono anche molto affezionato, perché mi porta indietro di un po' di anni. Ovviamente non suonavo l'arrangiamento visionario e geniale di Gil Evans, che invece suoneremo stasera.
Grazie. Domenico Caliri. Se prima ho detto che l'arrangiamento di Miss Leaves era geniale e visionario, quello che stiamo per eseguire lo è ancora di più, al punto tale che non nascondo che guardandolo e anche suonandolo ho pensato, ma qui Gil Evans ha sbagliato, perché se leggiamo un arrangiamento del genere con le conoscenze teoriche che ci arrivano dai libri, effettivamente Gil Evans ha sbagliato. Ma invece no, bisogna soltanto entrare un po' in quest'ottica, in questo mondo un po' diverso, un po' unico, e la musica è affascinante. Il brano che suoniamo adesso si intitola Last Night While We're Young. We Were Young. Thank you.
Grazie. Il prossimo brano è l'ultimo che conclude questa suite filologica e posso garantirvi che è una grande emozione per chi come me ha perso tanto tempo, intanto alla ricerca non facile di questi preziosissimi, rarissimi manoscritti. E veramente, per chi segue un po' questo tipo di lavori, è veramente un concerto unico questo, che finora tutte le prime esecuzioni dal vivo di manoscritti di Gil Evans, perché questo disco non è mai stato suonato dal vivo, tutto è sempre avvenuto a New York, quindi la prima volta che avevo un concerto così a Bologna, all'interno del Bologna Jazz Festival e del Conservatorio, dove sia io che Domenico insegniamo, è sicuramente una grande emozione. Quindi concludiamo questa prima parte con un brano che è una composizione di Kenny Parrell, arrangiata da Gil Evans, che si intitola Loie. Thank you.
Grazie a tutti, grazie. Adesso introduciamo un po' anche gli arrangiamenti della seconda parte. C'era un pezzo sempre Guitar Forms che Kenny Barrell ha suonato in quintetto, che è veramente un molto molto divertente. Infatti anche il titolo Breadwinner, che tutti noi quando ne parlavamo prima pensavamo significasse mangiatore di pane, invece significa capofamiglia. Questa è una composizione di Kenny Barrell e ho scritto un arrangiamento apposta per questo concerto. Thank you.
Grazie, grazie a tutti. Fabio Fidelo, sax tenore. Tiziana Arcelli, sax contralto. Domenico Caliri, chitarra, il solista di questo concerto. E adesso eseguirà sempre la chitarra Forbes, un preludio di Gershwin in chitarra sola. Domenico Caliri. Prima il prossimo pezzo lo introduco con una piccola storia, come si dice su Facebook, breve storia triste. In realtà vado un po' indietro perché ci sono forse due eventi che si sono collegati. Tutte le produzioni orchestrali sono problematiche, è impossibile fare un concerto con 20 persone, 40, 50, 100 senza avere dei problemi. E a me piace con i ragazzi e anche con gli studenti ogni tanto raccontare qualche episodio, di cui quello più assurdo che mi è capitato è una volta che ero agli inizi, stavo appena iniziando a scrivere arrangiamenti e composizioni e incredibilmente, grazie a una persona che conoscevo all'epoca, ebbe una chiamata dalla VDR Big Band, che è la Big Band di Colonia, che è l'apice delle orchestre europee, forse mondiali, sono poi Berliner del jazz per intenderci. E per una serie di strane coincidenze negative, io ero indietrissimo, talmente indietro nella consegna di questo lavoro, che era poi il lavoro più importante della mia vita, non avevo avuto un'altra occasione, che alla fine mi ero messo d'accordo con un mio amico e avrei simulato il furto del computer. In questo modo io potevo comunque svignarmela senza fare brutte figure perché si trattava di un incidente. E in realtà poi ho resistito, il concerto l'ho fatto, è andato benissimo, ma a distanza di 15 anni il computer poi me l'hanno rubato veramente, con le parti dentro. Per cui avevo tutte le parti di questo concerto, le ho recuperate quasi tutte. Avevo fatto un arrangiamento del prossimo brano, che era una composizione di Gil Evans,
che si titola Bud and Bird, un omaggio al bebop, e ovviamente quell'arrangiamento è l'unico che ho perso. Gli altri, quello che vi ho fatto ascoltare prima, Breadwinner, sono riuscito a recuperarlo anche il prossimo, ma questo no. E per farlo, perché ormai avevo voglia di farlo, mi sono messo una notte e ho ricopiato l'arrangiamento originale di Gil Evans, che forse voi sarete contenti perché è meglio ascoltare quello di Gil Evans che il mio, ma io no, intanto perché volevo avere il computer ancora per un po' e poi perché scritto un arrangiamento uno ha sempre il piacere di ascoltarlo. Quindi adesso eseguiremo Bud and Bird nella versione originale di Gil Evans. Ahimè.
È la sezione sax, quindi approfitto per iniziare il giro delle presentazioni. E oggi volevo fare il mio ultimo concerto senza occhiali, ma non ci sono riuscito. E finora, dicevo prima ai ragazzi dell'orchestra, che ho sempre presentato tutte a memoria. E vediamo se riesco anche stavolta. Allora, iniziamo dalle ragazze di classica, che le ho conosciute da poco, quindi se mi ricordo i loro nomi, poi per i jazzisti è facile. Al fagotto, Greta Del Noce. Oboe con inglese, Rosanna Maestri. Con inglese, Bianca Neretti. Al corno francese, Greta Sciascia. Dimenticavo il flauto, Maria Chiara Grasso. E Mattia Bisi la tuba. Allora, il prossimo concerto lo farò senza occhiali, quindi la memoria ce l'ho ancora buona. Passiamo alla ritmica. Daniele Marrone al contrabbasso. Marco Catinaccio alle percussioni. Tommaso Stanghellini alla batteria. È appena arrivato, appena fatto l'esame di ammissione al triennio, già suona in big band. Francesco Stella. E Giuseppe La Stella. Al primo trombone. Diego Frabetti, vi presento volentieri. E uno dei ruoli più impegnativi della big band, ce l'ha sicuramente la prima tromba, Daniele Giardina. Finalmente fa il suo debutto con noi Edoardo Fiorini, sax contralto. Sax tenore, Nicola Parolari. In realtà è un debutto, quello di oggi, anche per il maestro Bart Mideloff. Perché tutti sanno che è un grandissimo sassofonista con il suo inseparabile sax tenore, ma oggi è debuttato al flauto, quindi altro applauso. Ovviamente questo, gli appassionati di big band sanno che per dare un'impronta internazionale all'orchestra c'è bisogno di quelli che sono i doubling, dove uno strumentista ne suona altri. E oggi Cristiano Arcelli si è superato, applauso.
perché ha suonato flauto, clarinetto basso, sax soprano e sax contralto. Un ringraziamento particolare, un applauso a Cristiano, grazie veramente. E la chitarra solista di questo concerto, Domenico Calini. Ringraziamo il Bologna Jazz Festival, il conservatorio, il direttore Aurelio Zarrelli, tutto il personale che ci aiuta tantissimo, dall'ufficio produzione Giancarlo, tutti i coadiutori che sono sempre importantissimi. Ringrazio anche il mio allievo Max Pasini che mi ha dato una grande mano durante le prove, veramente il lavoro di gruppo. Tutti i colleghi che presenti, Stefano Zendi per la bellissima presentazione. E io sinceramente quando ho fatto la prima prova per questo concerto veramente i problemi sono stati davvero tanti, gli ho detto è l'ultimo, non ne voglio fare più. Poi loro mi dicono che lo dico ogni volta, ma non è vero che lo dico ogni volta. Comunque, come noi abbiamo cercato di dare un'impronta particolare a questa orchestra, cioè di fare sempre produzioni originali, sempre cose nuove, ed è davvero un sacrificio immane, ma la vostra presenza qui dimostra che ne vale la pena. Tra l'altro per la prima volta, per essere solo il direttore e non il dittatore, abbiamo fatto un sondaggio per la prossima produzione sul nostro gruppo Facebook del Conservatorio. I quattro artisti da omaggiare erano il Weather Report, Remedio Pasquale, Roy Hargrove e Arthur Blakey, Jazz Messengers. Abbiamo fatto un sondaggio e chi ha vinto secondo voi? Weather Report. Quindi se non suoniamo la Big Band per eccessive problematiche da risolvere, vi do appuntamento non so quando al concerto in onore del Weather Report. Per finire questo concerto, tutti sanno, tutti gli appassionati di jazz, che c'è stato un momento in cui Miles Davis era molto vicino a registrare un disco con il grande chitarrista rock Jimi Hendrix. E Gil Evans ha avuto un ruolo molto importante in questo incontro. Ed infatti proprio Gil, in una intervista lasciata agli anni 70, ha detto che in realtà non era la star Jimi Hendrix la causa della mancata registrazione, ma era che Miles Davis, il jazzista, voleva troppi soldi, quindi un po' il contrario. E quindi questo disco non si è fatto, ma Gil Evans poi ha pubblicato un disco bellissimo di pezzi di Jimi Hendrix, l'arrangiamento che ho recuperato, che fa un po' stiamo per suonare, è di una composizione, una delle canzoni più famose di Jimi Hendrix, che si intitola Little Wing. È un omaggio a Gil Evans, anche se l'arrangiamento è il mio, ed è introdotto da un piccolo preludio che ho scritto. E con questo brano vi salutiamo e vi diamo appuntamento al prossimo concerto. Thank you.